E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo episodio della Ultra Skyblock, raga. Bentornati e devo dire, raga, che avete dato tantissimo supporto allo scorso episodio, raga. Vi ringrazio, veramente grazie per tutto il supporto che state dando, raga. Siete grandi, veramente. Siete veramente grandi. Volevo approfittare prima di iniziare il video di salutare Pekka, ma vediamo se c'è online. Si chiama Ble, nel server però non c'è. Niente, lo saluto, mi ha chiesto di salutarlo, ciao Ble. Detto questo, torniamo a noi. Nello scorso episodio siamo rimasti sul fatto che dobbiamo finire le vetrate, come vedete le ho finite. Mi ha consigliato End nei commenti, ho fatto la striscia bianca e ci sta, ha ragione, così si albina con vetro e diamante, blu e bianco, ci sta. Qui è rimasto le porticine a tutti e quattro lati. Ora la ghicchia un po' perché c'ho tutti i frantumatori attivi e il clock, quindi sta mandando roba a raffica giù e sta laggando per gli item, e purtroppo questo è un problema che non posso evitare, però almeno è efficiente il sistema di smistamento. Ho messo un po' di torce perché raga spawnavano mob a raffica e non potevano mettere torce, e qui abbiamo quasi finito la montagna di smeraldi, ce ne vorrà di tempo. E raga, una brutta notizia è questa: che abbiamo perso il posto in classifica, raga. Abbiamo perso il posto perché la gente sta farmando e 18.000 e noi siamo a 12.000, quindi ce ne vuole ancora di strada per ritornare sulla classifica. Però fidatevi che sto mettendo a farmare, a farmare. Pian piano ci arriviamo. Anche giù ho fatto un po' di upgrade da solo. Cioè ho messo questi blocchi qua, ho completato la striscia di diamanti. Non so se... no, non l'ho completata perché di là ce ne mancano. Vedete che qui c'è tutto il vetro. Devo dire che, raga, è venuto veramente un bel lavoro. Ora finirò anche il vetro sotto. Già da qualche parte vedete di là, quindi mi servirà solo la sabbia. Qui sta farmando, diciamo, l'ho svuotato ieri sera, quindi sta farmando, che è una bellezza, devo dire. Ha comprato sta concrete rossa, raga, perché, non so, l'ho trovata nello shop a 1000 a stack, 1000 euro a stack e... buono il prezzo, quindi ho detto vabbè, compriamola, che magari in futuro potremmo fare qualcosa di carino, non lo so. Andiamo un attimo sopra. E raga, io qua purtroppo non l'ho potuto fare in live perché ho detto vicino a voi, facciamo le live, sta cosa di riempire la terra qua, poi magari altre cose in live. Però purtroppo il PC, ho fatto delle prove per la live, la connessione è ottima, purtroppo il PC che non regge. Quindi prossimamente, raga, cioè prossimamente, dopo Natale dovrei avere, diciamo, un PC nuovo, quindi vi ho spoilerato questa cosa. Sì, un PC nuovo, che finalmente, raga, ci vuole un upgrade della mia postazione da gioco, ovviamente. Ci vuole un bel upgrade perché non posso continuare così a giocare a grafica, diciamo, abbassata, chunk, diciamo, ridotti, FPS ridotti. No, raga, abbiamo bisogno di più qualità sul canale, quindi preparatevi a un salto di qualità. Detto questa cosa importante, allora, qui ho messo tutta la terra che avevo e raga non ho finito, mi manca tipo uno stack più o meno per finire. Questa parte qui vorrei fare tipo il percorso come ho detto l'altra volta, non so se facciamo in questo episodio, lo facciamo nel prossimo. Allora, per prima cosa facciamo banca 2, come dire, ho 3 mob spawner che ho comprato insieme a voi. Però off camera ho dato un'occhiata all'asta e ho trovato questo uovo di creeper speciale tipo a 10.000, a pochissimo. Quindi raga, già possiamo fare il primo spawn di creeper. Non lo faremo oggi, lo faremo in un prossimo episodio, che magari faremo tutta la struttura, eccetera. Ho comprato 14 lacrime di gas che ci servono per fare le quest. Sto vignato lo andiamo a aprire ora insieme. Andiamo un attimo nelle casse giù, perché non ricordo Minecrafting e quindi è un casino. Eccolo qua, beacon fatto. Ora possiamo l'ossidiana dove l'abbiamo presa. Dite, 42 pezzi di ossidiana dove l'hai presi? Raga, l'ho trovato allo shop a un prezzo da stracciato, tipo 50.000. Qualcosa del genere, è ottimo come prezzo. Dammi un bel uovo speciale tipo di scheletro, di qualcosa di... uovo di blaze tipo normale, che palle. Mettiamolo qua insieme agli altri. Andiamo a piazzare nella parte blu perché ora abbiamo il pannello blu. Lo mettiamo tipo tac, qui, così. Perfetto, io ora, tipo per attivare sto beacon, facciamo un attimo ender chest perché ho alcune cose dentro. Un po' di minerali, infatti. Prendiamo un pezzo d'oro e mettiamolo qua. Allora, tipo, posso aumentare la velocità? Io questo vorrei capire. Fatto. Non mi aumenta, raga. Io vorrei capire come aumentare, tipo, la velocità per 2. Perché ora comunque sta 1. E non so come fare per aumentare, tipo, il doppio. Perché non ti fa capire bene sta cosa. Come vedete, qui sono spawnando anche abbastanza animali. E questa cosa mi piace. Anche se avevo bisogno delle mucche. Però purtroppo non spawnano. Ok, torniamoci sopra. Dopo, qua sopra. Ora andiamo a fare sta cosa giù. Scendiamo giù. Magari no, non nel vuoto. Ok, grazie.
Andiamo dove sta tipo la nostra farm dove arriva la ghiaia. Ok, rompiamo sto pezzo qua. E poi facciamo. Rompiamo anche questo, vediamo se lascia. Rompiamo anche questo. Mettiamo un blocco qua. Ci piazziamo il nostro hopper. Non ricordo com'era la farm di ghiaia. Andiamo a warp info. Andiamo a vedere un attimo insieme perché non me la ricordo bene. Allora, deve andare tipo hopper giù, iron e coppa. Ok, perfetto. Andiamo un attimo all'isola. Iron trap e poi dopo ci va. Cazzo, mi sono fatto veramente male perché non avevo la fly. Meno male che gli stivaletti con Feather Falling 4, altrimenti sarei morto. Ok, raga, allora ho preso il dispenser. Poi facciamo tipo così. Dobbiamo mettere la trap chest giusto qua, più o meno. E sotto dovrebbe esserci tipo l'hopper. Ok, qua basta soltanto, diciamo, allungare un po' il tutto alla fine. E dovrebbe arrivare tutta la roba già smeltata. Ok, e ora? Quello che deve. Abbiamo bisogno di questa cosa. Ha bisogno di un segnale di redstone. E ora io come glielo do questo segnale di redstone? Ora che ci penso. Togli questo, togli questo. Fai, metti un blocco qua. Ci mettiamo un altro hopper qui sotto. E qui ci mettiamo il dispenser. Altrimenti non so come dargli l'impulso, raga. Ok, raga, ci siamo. Abbiamo preso il nostro carissimo comparator. L'ho preso, vero? Perché sono un coglione. Ok, ora l'abbiamo preso. Questo lo mettiamo qua, così le cose che arrivano danno un impulso. Da questo impulso, raga, se volete farlo anche voi, è semplice. Ci passate un repeater qua. Poi vi allungate un altro po'. Prendete la redstone. Fate così, così. E poi ovviamente dobbiamo allargarci ancora. Facciamo tac, tac, tac. E semplicemente così. Ora, togliendo queste cose dovrebbe funzionare. Funziona, vero? Ok, ora. Vabbè, ora ho bisogno della trap chest qui sotto. Così. Funziona o non funziona? Perché qui vedo sempre che arriva la stessa roba. Forse ho sbagliato. Voleva il dropper, non il dispenser. Cioè, non il distributore, ma il gettatore. Può essere. Invece di distruggere, mettiamoci il gettatore. Potrebbe anche essere che questo è il problema. Vediamo un po'. Infatti, era questo il problema. Abbiamo bisogno del gettatore. Come vedete, si trasforma in sabbia. Redstone. Non so, io non ancora. Ora è la prima volta che lo faccio. Vedete che ci dà le cose casuali. Quindi ora facciamo così. Ci piazziamo una chest qua. Lo togliamo un attimo. Stopper. Ok. E lo ripiazziamo. Ok, mi ha sbloccato le nuove ricette perché la sabbia rossa. Non arriva più la grave, ma arriva. Roba figa. Allora, prima di andare a farle anche ai altri tre lati, voglio un attimo finire con voi le challenge. Non so perché hanno aggiunto altre cose, da come ho capito, oppure mi sono sbagliato. Vedete, lettore accanito crafta 10 libri, questo lo possiamo fare. Ci ha riportati alla sfida di livello noob, quindi dobbiamo completare di nuovo questa sfida qua. Almeno dovremmo salire di livello, almeno credo. Ok, ora abbiamo sbloccato una nuova cosa. Vediamo un po' se faccio is level. Mi aumenta l'isola del livello? Sì, mi aumenta di poco, però me l'aumenta. Questo, 16 lacrime di ghast. 14, cacchio, altre due me ne servono. Eccole, perfetto, perfetto, meno male che ce l'avevo anche là. Abbiamo finito anche questa. Ora, completa ancora una sfida. E io non so quale. Abbiamo solo queste due qua. Le blazer ce l'ho, però le pepite d'oro. Ma fermi un attimo, le possiamo anche fare noi le pepite d'oro. Che stupidi, che stupidi. Raga, semplicissimo, facciamo così. Boom, prossimo livello. Allora, una montagna di calo, mettere uno stack di blocchi, mettere vicino. Raga, questo qua lo possiamo fare tutto. Qua lo facciamo tutti quanti al prossimo, li preparo tutti, li facciamo nel prossimo livello, così upgradiamo tutto, raga. Che ora vado giù a fare il resto dei tre cose di farm di ghiaia e ci vediamo direttamente dopo, raga. Ok, raga, è passato tipo un paio di giorni. Sono passati un paio di giorni e giù ho finito. Ho finito tutto. Ho messo la farm e dovrebbe anche essere in funzione, anche se ora non lo è perché sono rientrato e tutto resettato, cioè è tutto fermo. Quindi se io tolgo questo dovrebbe ripartire. Ecco, mettiamo questi qua e dovrebbe ripartire da solo. Stessa cosa anche questo, facciamoli ripartire tutti. Ah, qui non ce n'è niente addirittura. C'è un po' di stack, dammi questi stack che li mettiamo in quest'altro. Tac. Ok, dovrebbe funzionare. Attiviamo anche questa. Facciamo così, togliamoli e le rimettiamo. Ah, c'è un pezzo di legno, quindi vuol dire che si è sminchiato lo smistamento, dopo lo andiamo a aggiustare. Cioè, raga, guardate quanta sabbia mi sta dando, che io l'ho cercata e l'ho comprata a tanti tanti soldi, quindi
Sono stato stupido perché se sapevo prima questa cosa non compravo né la sabbia né il quarzo. Ci ho speso tanti soldi per questa cosa. Cioè, raga, guardate qua. Ti dà allora quarzo, zucchero, diciamo tutte queste cose qua che vedete qua. Queste sono le possibilità. Mamma mia, raga, abbiamo vetro in quantità, possiamo fare tutto. Quindi, nel prossimo episodio, aspettatevi vetro dappertutto. Ho fatto anche questo piccolo ponticello qua. E niente, raga, queste qua sono le 4 farm in funzione dove arriverà tutta la ghiaia. Andrà qui dentro e verrà, diciamo, smistata, verrà farmata, non lo so come chiamarlo. Questo episodio si chiama tipo farm di ghiaia, qualcosa del genere, o farm di sabbia, non lo so. Voglio andare un attimo sopra e voglio piazzare i blocchi che ho conservato per salire un po' di livello, perché come sapete, se andiamo in is top, raga, sono aumentate le persone, stanno facendo tipo 160. No, ho sbagliato, sono andato nell'isola sbagliata. Comunque, gente sta lavorando tantissimo, sta farmando, quindi dobbiamo impegnarci anche noi. Ora io vado giù, vado a preparare tutti i blocchi da piazzare di smeraldo e di oro. E ci vediamo tra 2 minuti. Faccio subito subito. Ok, raga, abbiamo tutta sta roba qua. Tutto quello che ci ha fruttato finora. E quindi vediamo cosa ne esce. 49 pezzi di cosi, 2 blocchi, 2 stack di diamanti, soltanto roba. Blocchi di diamante ce n'è in più, non so dove piazzarli. Per ora piazziamo questi qua di smeraldo qui. Tu puoi anche morire, sta lagando un po' tutto, non capisco il motivo. Ce li abbiamo finiti, va benissimo. Raga, mi piace quest'idea, secondo me ci sta. Del tipo le piramidi, facciamo tipo altro strato sotto sopra. Secondo me ci sta sto fatto delle piramidi capovolte, è figa come cosa. La voglio fare, mi è venuta un'idea al momento, diciamo. Non sapevo dove piazzarli, secondo me ci sta come idea. Allora facciamo is level 12.700, minchia, aumentato di pochissimo. Dobbiamo farmare, farmare, farmare tantissimo, raga. Io ora che faccio? Mentre sarò off camera, completerò tutto il vetro, anche giù, perché ora abbiamo il vetro. E niente, raga, io ora sarò qui, piazzerò sti vetri, mentre li piazzo, metterò, diciamo, attivo i frantumatori, così farmeremo altro diamante, altro smeraldo. Cercheremo di salire di livello, perché... Aspetta, cosa ho fatto? Qua ho fatto un guaio? Forse sì. Infatti, stavo facendo un guaio. E niente, raga, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like per la serie, per supportare. E vedo che state lasciando tanti bel like e vi ringrazio tantissimo. Se attivate il tasto permanente, c'è lo zombie dietro. E niente, raga, con lo zombie dietro, prima che mi accolpi, vediamo se riesco a uccidere tipo così. Vince. Vince, minchia, stavo... Dov'è? Dove sei? Muori, muori un po', muori un po', muori un po'. Ok. E niente, raga, spero vi sia piaciuto, non lasciate un like. Noi ci vediamo nel prossimo video. Qui è Tony Halo. Ciao! Ciao!